Buonasera, benvenuti sui canali dell'Alchimista TV e di Meravigliosamente Serena. Eh, in compagnia di due amici, naturalmente, c'è Serena che Serena Attaro e Paolo Franceschetti, che ci parleranno stasera di magia e Akasha. Serena è maestra di registri akashici, tra l'altro, era anche la mia maestra. E c'è Paolo che è, che è esperto di magia, anche se lui non ritiene, però io ascolto molto volentieri su Bordernai tutte le sue eh, esperienze e, e trovo molti spunti che mi aiutano anche a capire meglio l'argomento. Allora, inizierei con Paolo. Buonasera Paolo. Ciao Pierri. Ciao Serena e ciao a tutti. Pierri, che bella sigla che hai messo, un bellissimo brano. Ah, grazie. È un brano non copyright, che però sono andato, ho scelto, ci ho piegato tra quattro giorni. Quando ho trovato proprio perché c'è anche le parole Castello nel cielo, e mi sembrava perfetto per la sigla di Viaggiatori Spazio Temporali. Ok. Sono un po' come te, io ascolto brani anche improponibili per la massa, eh, russi, cinesi, coreani. Vado a cercare sempre. Ah, pure tu ascolti la musica russa e cinese. <ride> Abbiamo questa cosa in comune, allora? <ride> sì, anche di vari generi, tra l'altro. Cioè, sono ispirato da questa cosa. È molto interessante perché trovi nella musica che secondo infatti ho fatto anche a Rock and Trolls eh, una trasmissione dedicata alla musica e, e essendo che io credo a proposito di magia che tutto è vibrazione e, e, e eh, manipolando queste energie specialmente la vibrazione si può comunque modificare la realtà e quindi la musica è uno di quegli strumenti magici che possono modificare la realtà che viviamo tutti i giorni. A proposito di magia, secondo me ci sta molto anche questa cosa. E quindi, e quindi sento che comunque sia uno vari, degli vari, vari aspetti della magia. Niente, prima nel besteggio ci, ci stavi per raccontare di una tua esperienza che, che per quello che vorrei iniziare con te per spiegarci un po' cos'è la magia. Sì, la voglio spiegare con un uh, episodio che è capitato tra me e Serena. Eh, quando, eh, perché praticamente è, è successa una cosa che adesso racconterò, e poi ho detto, guarda Serena, questo spiega, abbiamo parlato poi tra noi di magia, di Akasha, di come la magia sia l'immaginazione. E, ah, eh, apro una parentesi, non è corretto definirmi esperto di magia, purtroppo no, mi piacerebbe perché la magia mi affascina, ma eh, sono uno studioso casomai, poi siccome nella mia vita mi sono circondato prevalentemente già da piccolo, ma adesso da grande, quasi solo di maghi, streghe, veggenti, sensitivi, eccetera, eh, oppure, magari non si definiscono così, ma sono operatori olistici e non che non si definiscono. Ma la però, comunque, insomma, sono tutti personaggi un po' particolari e, e siete compresi anche voi due. No? Tu, Pierri, sei comunque una persona particolare. No? E, um, e quindi studio i meccanismi. Diciamo, mi, mi affascina capire i meccanismi de, della magia e quindi capire cosa c'è dietro. Però, io non è che pratico rituali o sono un esperto se mi dicono la clavicola Samo Salomonis di che parla. Boh cioè, sì, di rituali, ma non sono Angelo Pirrone, ecco, tra i tuoi collaboratori tu c'hai Angelo Pirrone, che è l'autore di quella pagina Facebook che seguo, Cronache Esoteriche, no? Lui mi piace molto nel modo di porsi, eh, lui è un mago, un mago esperto. E infatti io seguo la sua pagina e imparo molto, insomma, da quello che scrive. Allora, l'episodio che adesso racconto spiega qual è il fulcro della magia, il concetto di base che bisogna capire. Allora, cosa era successo? Era successo, avevamo programmato una trasmissione qualche settimana fa tra noi tre, però è saltata perché Serena stava poco bene. Allora, eh, io ho scritto, gli ho detto Serena, che c'hai? Lei mi ha detto, guarda, io ho la pressione bassa, spesso mi capita e non riesco neanche a alzarmi dal letto. Ed è un peccato, dice, perché poi avevo anche, tra l'altro, degli appuntamenti, insomma. Allora, gli ho detto, guarda, se vuoi ti faccio un trattamento a distanza. E ci sentiamo al telefono. Lei mi ha detto: Ah sì, grazie. Quindi ci siamo sentiti al telefono, abbiamo chiacchierato un po', ma io ho fatto un trattamento. E lei si è alzata a letto. Si è sentita meglio. Non era proprio al top della forma, però ha detto: Ok, mi sento bene, tanto da riuscire comunque a fare i colloqui. Cammino tranquilla. Già mentre parlava con me, ha cominciato ad alzarsi dal letto a letto e camminare. Ok. Fine de del primo, della prima parte dell'episodio, poi c'è la seconda parte. Nella seconda parte io gli ho chiesto, guarda Serena come stai? Non mi ricordo se l'indomani o dopo due giorni. E lei mi ha detto, guarda comunque ancora abbastanza bene, però non ho preso la mia forma perfetta. Allora io ho detto, guarda risentiamoci. Ti rifaccio il trattamento, vediamo di riportare la pressione ai livelli ottimali. E invece non, è fu non ha funzionato la seconda volta. Giusto, Serena, più o meno è andata così, no? Ho riassunto bene. Sì, allora, no, non è andato che, che sono arrivata a, al top, sono stata comunque un po' meglio. Quello, se ti ricordi, quello sì, un pochino meglio sono stata, eh, non ero al livello del giorno, del giorno precedente, eh, però ero sempre a letto. Ecco, un, un pochino è andata meglio, però, non, non come ci aspettavamo, ecco. Ok. Allora, adesso ti svelo che, quale, che tecnica ha usato la prima volta. Eh, che tecnica ha usato? Nessuna. Zero tecniche. Cioè, io ti ho solo parlato al telefono e basta. Perché? Perché io ho detto: Serena ha una bella energia potente da, da maga, quindi se la chiamo al telefono, lei convincendosi che io gli faccio un trattamento, si tira su da sola quindi tu ti sei tirata su da sola in realtà. Mm? Ovviamente ci è voluto un aggancio. Come al, il mago cosa fa? L'aggancio in genere qual è? Il rito, il rituale, che però serve per stimolare una volontà che è già nel mago. Infatti i maghi più potenti non usano riti, usano solo la volontà. Io ho un'amica, Giusi, che per molte cose non deve fare nessun rito. Se vuole ottenere una cosa.. Una volta, racconto sempre questo episodio, una volta andavamo, siamo andati in un bar, cioè, erano tutti occupati, i tavolini, e stavamo per andarci e lei ha detto no, no, un attimo, ha fatto così con le dita e si sono alzati tutti. Non, nessun rito, cioè, ha usato solo la sua volontà che è potentissima. Oh, la seconda volta che è successo però, perché è andata peggio? Perché tu, Serena, hai una volontà fortissima. Quindi la seconda volta ho detto, stavolta se non gli faccio nulla, non funziona, quindi devo mandare dell'energia reale. Quindi la seconda volta ho fatto un trattamento tipo Reiki, insomma, ti ho mandato l'energia e mi concentravo sul fatto che tu ti alzassi e stessi meglio. Solo che tu hai una volontà più potente della mia. Quindi ti ricordi cosa è successo? Che mi è venuto un mal di testa della Madonna, e ho detto "Oddio che ho dovuto interrompere la telefonata. Ho detto scusa Serena, ma io non mi sento bene, sono io che mi sono sentito male. <ride> perché perché ho cercato di forzare la tua volontà in quel caso e lì veramente volevo influenzarti un po' perché noi abbiamo il potere di influenzare gli altri a distanza mentalmente però ce l'abbiamo solo se la volontà della persona è meno forte e allora lo influenziamo oppure se la volontà della persona è forte anche più forte della nostra, però vuole effettivamente la stessa cosa e quindi evidentemente c'era qualcosa in te che resisteva ad arrivare al massimo potenziale e mi è venuto un mal di testa della madonna, tant'è che dopo la telefonata ho detto, ma sarà che mi sono beccato un parassita? Cioè Mi sono dovuto controllare energeticamente, invece no. Poi dopo tempo un'ora stavo bene, insomma, anzi, ho sentito da parte tua, perché la tua energia mi è arrivata, un'energia proprio bella, positiva. Quindi ho detto, no, Serena non c'è nessun parassita, perché a volte mi capita che ho dei rapporti con delle persone anche al telefono e, e, e questi hanno un bel parassita e me l'attacca. <ride> che, eh. che è fattibile questa cosa, però dai, almeno mi hai dato questa <ride> la buona notizia che non ti ho attaccato niente, ti ho fatto venire no. mal di testa. Però sì, ma sono... è solo perché appunto avevo sottovalutato la tua potenza. Infatti ho detto, minchia, sei molto più potente di quanto pensavo perché tu hai quest'area tutta tranquilla. Carina, un po' così, eh. e quindi uno può tendere a sottovalutarti se, eh, non, se non lo sa. No? E quindi adesso che lo so, non ci provo più insomma, a influenzarti. A far... <ride> eh, però se non fai niente, se io sto male e tu mi fai solo chiacchierare e sto meglio, ben venga, perché secondo me già quello comunque è un effetto molto, molto potente. Sai, in medicina si utilizza l'effetto placebo. Eh, nella, nella medicina allopatica e io credo che il tipo di energia che viene a svilupparsi sia bene o male quella che hai utilizzato tu quel, quel giorno perché è, è quello quindi la volontà di guarire eh, che permette alla persona di suggestionarsi e quindi arrivare ad ottenere, eh, non dico magari il 100% di quello che, che vuole, però sicuramente a, ad avvicinarsi, che è quello che è successo a me poi, poi quel giorno. Insomma, grazie a, questo, a questa chiacchierata che ci siamo fatti telefonicamente, sì, e quindi, diciamo, questo episodio riassume qual è il fulcro della magia? Che è l'immaginazione, magia. Contiene, eh, cioè è contenuto nel termine immaginazione, immaginazione significa anche in me mago agere, in me agisce il mago, eh, in me, o meglio in me il mago in azione. E quindi la lotta tra maghi è una lotta tra due volontà immaginative che si contendono e vince il più forte. Infatti, poi spesso ho notato che quando maghi o maghe o streghe, Abbastanza potenti si sì, lottano tra di loro, non c'è mai la morte cruenta che c'è, nelle... c'è solo un destabilizzarsi in reciproco in cui una delle due le prende di più dell'altra, diciamo dell'altro, ma di fatto non succede niente di grave. In genere sono casini esterni. Per esempio, fu una lotta famosa tra Cronei e un mago, eh, che, che gli era. Mh, avversario adesso non ricordo il nome eh, eh, cosa succede successe che arrivò dopo il rito una, um, la polizia a controllare i locali a fare una verifica fiscale ecco questo era l'effetto però nessuno morì nonostante era una battaglia feroce in cui ciascuno voleva la morte dell'altro perché le due volontà si un po' è come se si annullassero a vicenda poi il, il più forte ha, fatto, ha ottenuto questo effetto cioè una verifica della polizia e quindi, qui appunto è il fulcro del, della magia, l'immaginazione. Con l'immaginazione, con la, 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 questa mente in azione, che mente però è, è scorretto, insomma, con questa capacità immaginativa che noi abbiamo, possiamo fare tante cose, compreso andare nella caccia. Ecco come, perché come ci si va sulla caccia? Non è che ci vai fisicamente, no? Dice: Sono andato in una caccia e ho visto questo, eh, non è che tu prendi e vai fisicamente, come ci vai? Con l'immaginazione. Esatto, e poi una cosa che hai detto adesso sulle battaglie tra maghi, eh, vabbè, lì eh, è una saga, però sappiamo che insomma quello che, eh, che si racconta, che viene raccontato, è, insomma, ha delle basi molto solide, che è quella di. Eh, ovviamente Harry Potter, dove c'è Harry con Voldemort, che loro non si, eh, con le bacchette che hanno, loro non si possono uccidere a vicenda, si possono fare solo del male. Perché? Perché la bacchetta di entrambi ha lo stesso nucleo. Il nucleo rappresenta la volontà del mago. Quindi rappresenta appunto che di, quello che dicevi tu poco fa, eh, Paolo, che appunto essendo delle volontà molto. Uh, molto forti eh, ovviamente si possono si annullano come a vicenda, come dicevi tu. Magari sì, ci possiamo fare del male, ma non ci possiamo uh, uccidere a vicenda. Eh, lì eh, l'ho visto rappresentato proprio in, uh, in, questo, in questo senso. e Poi, per quanto riguarda magia, beh, ricordiamoci che il termine magia magheia uh, significa illusione, no? Il livello di Maia. Che de, degli induisti. Quindi questa illusione è quindi l'immaginazione di cui, di cui parlavi tu, ma un'immaginazione che rappresenta anche una conoscenza. Perché il termine sanscrito MG significa sia mago sia magister, quindi con una conoscenza sia teorica sia pratica. Non so se tu condividi questo, questa mia riflessione, Paolo. Assolutamente sì, sì, sì. Mago Magister. Sì. Tra l'altro, il mago noi in Occidente, nei secoli, l'abbiamo quasi ridicolizzato. No? Il mago è qualcuno che fa uscire il, il, dal cilindro il colombo, oppure comunque è quello che si veste in modo strano, fa rituali. Fa... Ma non è così. Il mago Magister, appunto, è colui che domina gli elementi della natura perché conosce gli elementi naturali e quindi ha studiato e quindi, perché la magia è una vera e propria scienza, è una, la scienza della natura, qualcuno la chiama giustamente, è la scienza di dominare gli elementi, niente di più e niente di meno di quello che fa anche la scienza ufficiale, quella eh, appunto che noi consideriamo scientifica oggi, dominano gli elementi, fanno la stessa cosa di fatto, però il mago lo fa in modo, anche con la sua sola volontà, la scienza è Adesso comincia ad ammettere che la volontà influenzi no? il, la materia, però sono sempre studi di nicchia. Gli scienziati ufficiali, quelli che per intenderci compaiono in tv, non, eh, non ammetterebbero mai una cosa del genere. Eh, ma di fatto il, il mago è, è un maestro prima di tutto ed è un conoscitore delle varie scienze naturali. Esatto. Senti Paolo, tu dicevi prima che comunque tramite l'immaginazione noi possiamo entrare anche in, uh, in Akasha. E io condivido molto questo, questa cosa che tu hai detto perché noi per entrare in Akasha andiamo a sviluppare quelli che sono i nostri extrasensi. Quindi eh, i nostri extrasensi che sono in primis la chiaroveggenza, quindi eh, la visione. Che è la visione oltre, quindi ehm, eh, che, che rappresenta una parte dell'immaginazione. Noi andiamo a sviluppare la chiaro udienza, che rappresenta una parte dell'immaginazione, o la chiaro senzienza, che anche quella è una parte dell'immaginazione, eh, dell per concludere poi con la chiaro conoscenza, che ovviamente tutte queste. Questi quattro extrasensi messi insieme ci permettono poi l'immaginazione, perché immaginare non è solo vedere, immaginare è sentire, è udire, è sapere, questo è, eh, è l'immaginazione. E quindi io condivido molto questo, questo aspetto che per entrare in Akasha, appunto, noi ce lo facciamo immaginando. Ovviamente poi ci sono tutti i procedimenti, adesso non parliamo della parte tecnica di per sé, anche perché poi ogni tradizione ha il suo modo per entrare, eh, per entrare in Akasha. Però sì, per esempio, c'è chi eh, vede delle entità che gli danno il permesso di entrare c'è chi sente, chi sente nel senso che eh, utilizza l'udito, c'è chi invece percepisce tutto a livello corporeo e si sente all'interno di, eh, di questo spazio, perché ricordiamoci che in Akasha c'è lo spazio, non c'è il tempo. Infatti lì è tutto, eh, tutto coesiste simultaneamente. Eh, quindi sì, io condivido questo aspetto dell'immaginazione dell eh, perché tutta la, la procedura per entrare in Akasha comunque rappresenta un qualcosa di immaginativo, quindi di questo mago che va ad agire eh, per poter ricevere indietro qualcosa. Anche la tecnica di guarigione in Akasha è un qualcosa di immaginativo. Tu fai una richiesta ben precisa, ti affidi, che è quello che fa fondamentalmente il, magro. il mago. Il mago senza fiducia non può agire. Quindi ci sono tanti aspetti che sono, eh, che sono collegati tra il mago e il lettore di registri. Infatti, una cosa che ho notato essere tipico di tutti i maghi e le streghe è una fortissima volontà. Quindi credono fermamente in quello che loro sono. Talvolta gli si conta un po' troppo l'ego perché vedo che alcuni, però è normale perché comunque la volontà di base fortissima ce l'hanno. E quindi poi dalle volte vedi che trabordano un po', esagerano nell'attribuirsi meriti di cose che magari non sono proprio loro, ma magari sono. Cose naturali, vabbè, questo ci sta, però hanno tutti una, una fortissima volontà. E eh, l'altra cosa che ho notato è che infatti le streghe hanno una parte maschile molto forte, molto sviluppata, tutte, che si vede talvolta proprio già nell'atteggiamento, nel modo di parlare, perché la volontà è molto sviluppata, la volontà è un attributo maschile, no? mentre la conoscenza e l'intuizione è più un attributo femminile. Però fermo restando che comunque il discorso vale anche per i maghi. I maghi hanno anche una gran parte femminile, se non vanno da nessuna parte. Eh, o meglio, no, vanno, però vanno solo con la volontà, sono meno veggenti infatti delle donne, oppure hanno meno intuizione, però magari possono con la volontà raggiungere ottimi risultati. Però la strega, per esempio, ha sempre una parte maschile sviluppatissima, insomma talvolta alcuni sembrano uomini incarnati in corpo di donna insomma, per come si muovono, per come si comportano quasi tutte le stre che conosco sanno fare tutto cioè guidano le macchine come dei disperati e vanno a 120 all'ora in città, così tranquille, eh, guidano qualsiasi macchina eh, fanno i lavori di muratura in casa poi cucina fanno tutto, cioè, hanno la parte maschile e femminile Sviluppata, infatti, certi uomini rimangono un po' spiazzati. No? Da... Tu, invece, perché mai spiazzato? Perché tu c'è una parte femminile molto sviluppata, quella maschera, manco si vede. Quindi, sembri tutta carina, tranquilla, ti dici. Ma perché stata... non ho mai conosciuto fino a dieci anni fa? Qualcuno avrebbe detto il contrario. <ride> Tu hai appena detto no, guidano le macchine così. Io ho fatto delle gare in macchina, per esempio, per la moto, stadio tutte le domeniche, quindi sai quelle cose che, che però da, da 10-12 anni a sta parte ho smesso, eh? sono, sono sincera, proprio ho cambiato, ho detto qua Serena, datti una calmata, tira fuori. La donna che è in te, ecco, questo è quello che, che ho fatto. Bodybuilder, perché ovviamente fino a una decina ah. d'anni fa ero anche bodybuilder. Quindi, sai, proprio come, no, come dicevi tu, questa parte molto maschile. Adesso io ci rido, ci scherzo, però è vero. Tanto più che la mia ferita, tra l'altro, emotiva molto. Più, quella che risaltava di più in quel periodo era proprio quella da ingiustizia quindi questo corpo anche che si sviluppa molto nel corpo mascolino, la ferita da ingiustizia perché deve essere giusto deve essere perfetto quindi non ci deve essere il grasso non ci deve essere che invece è tipico della uh, della struttura femminile insomma si parla di una struttura femminile in equilibrio perché è ovvio ci sono anche quelle ragazze magrissime però lì, vabbè, si scatenano altre, eh, altri tipi di ferite. Quindi, sì, nel senso, io confermo anche questa parte molto maschile. Che però sono sincera, ho fatto tanta fatica, ma ho cercato di riequilibrare la mia parte femminile con tanta fatica. vabbè, ah però ci sei riuscita molto bene perché io che ti ho conosciuto da poco. Eh, quindi non l'avevo percepita questa parte maschile ho percepito solo quella positiva, eh, quella positiva, scusa, quella femminile, e quindi e lì ti ho sottovalutato. Ho detto: cazzo, queste me la, me la suonate proprio dal punto di vista magico è come se ci fosse stata una lotta in cui tu me l'hai suonata, no, ho fatto tutto involontariamente. Perché in realtà ero concentrata sul mio star bene in quel momento. Quindi, ovviamente, è stato. Eh, è stato quello, però è interessante questo aspetto di cui, tra l'altro, io e te avevamo già parlato poi al, al telefono, non della tecnica che avevi utilizzato, però di questo aspetto proprio della, eh, del magnetismo, della forza, non so magari come chiamarlo in questo, eh, in questo caso, perché comunque i maghi hanno un magnetismo molto sviluppato e hanno un campo magnetico molto ampio ed è anche il motivo per cui riescono ad influenzare magari eh, anche le altre persone. Eh, io preciso anche che preferisco parlare sempre di influenza e che la distingo dalla manipolazione, perché qualcuno eh, invece mh, utilizza il termine influenza come eh, nel senso manipolatorio. L'influenza è scelta dalla persona, la manipolazione no, la manipolazione è imposta. Ecco quindi, io ci tengo anche a fare proprio questo, eh, questa differenza. È ovvio che se uno è un mago nero è più una manipolazione, ma quando si tratta di mh, magia bianca in realtà c'è un'influenza delle altre persone, cioè divieni d'esempio per. Um, gli altri, sì. Comunque guarda, parlando di energie maschili e femminili magiche, infatti, io ho una prevalenza di parte femminile, e, e, e quindi ho poco sviluppata la volontà. Quindi, io normalmente non desidero qualcosa, non vado dritto all'obiettivo, cioè, è più mi, mi, mi lascio vivere e lascio fluire, però, ho un'influenza che poi noto per esempio in chi fa i colloqui con me eh, per i temi natali eccetera che mh, delle volte mi dice ma guarda ho parlato un'ora con te e mi sento benissimo perché anche qui c'è l'influenza che la persona si è scelta chiaramente perché ha scelto me come consulente quindi si fida di me e quindi delle volte ho questi effetti con degli effetti paradossali è proprio di questi due giorni per esempio che c'è una persona che gli ho fatto il tema Natale, e poi ci siamo sentiti per fissare il giorno del colloquio. E, e poi io mi sono beccato il suo parassito, cioè questa è piena di parassiti fino a. Da 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 così, e quindi nella, nella mia parte femminile, no, che è accogliente, boh, mi sono arrivati questi parassiti. Non ho dormito la notte, la mattina mi sono alzato, ho chiesto aiuto al mio amico Tiziano, che è esperto in parassitico, Tiziano, ma c'ho un parassito appiccicato? E dice sì. Ce l'hai, aspetta, adesso te lo tolgo. Eh, ma avevo passato la notte in bianco. Contemporaneamente, invece, questa persona mi dice: Ah, ma io sto tanto bene, guarda, oh, improvvisamente mi sento meglio. Eh, sì, gli ho detto grazie, ma è appiccicato tu lui, pare i tuoi parassiti, è appiccicato a me. Vabbè. Sì, <ride> Vedi Paolo? la cosa bella però è che quando poi si entra in queste dinamiche, meno male che c'è sempre qualcuno vicino che ti può aiutare, perché poi quando, quando si entra c'è cioè, anche uno scambio molto bello, molto dinamico tra persone che dici ah io sono capace di fare quello, tu sei capace di fare quell'altro, eccetera. E quindi eh, c'è una collaborazione che è molto bella secondo me su questo, cose che in altri ambienti per esempio non ci sono. C'è tanta competizione, magari. Sì, devo dire che nell'ambiente magico la vedo la competizione in molti. Però io mi circondo di persone che non competono. Cioè, e di persone con cui collaboriamo, ma, e sono tante e tanti che collaborano poi tra di loro. Alla fine siamo, abbiamo formato una sorta di gruppo di, di maghi e streghe, ognuno con le sue competenze. e Quindi formiamo questa sorta di gruppo che poi interviene a ci, ci a, interviene a supporto l'uno dell'altro insomma perché pure Tiziano che è pure esperto di parassiti si becca dei bei parassiti però lui De Otten, se ne accorge no? Chiaramente siamo molto bravi a vederli negli altri e noi noi stessi quindi però poi l'intervengo li io magari e, e poi io quando eh, faccio i temi natali alle persone gli faccio il quadro astrologico non miro solo a dire guarda tu hai il sole qui eh, l'ascendente qua non, non è quello che, mi, che ci interessa Miro a risolvere il problema che la persona mi porta e non lo risolvo io. Ma a seconda delle competenze di quello che vuole, ho tutta una serie di amici, collaboratori che hanno ciascuno la sua competenza e può risolvere un problema specifico in base alle sue caratteristiche. E... e questa cosa sì è molto bella. E anche perché poi quando cioè, l'energia di un mago o di una strega è più forte di una persona normale quando tu unisci più energie l'effetto è moltiplicatore, non è addizionale. Cioè, faccio un esempio: se una strega da sola ha una potenza 5 e un mago ha una potenza 5, se tu unisci due potenze eh, di polarità uguale, quindi due potenze maschili o due potenze femminili, ottieni 10. Ma se unisci due polarità opposte, quindi maschio e femmina, che hanno potenza 5, fanno 25 come potenza finale per ottenere dei risultati. Quindi, se tu costituisci un gruppo di uomini e donne, di, di, lasciamo perdere uomini e donne, maschi e femmine, perché ognuno ha la sua polarità maschile e femminile, quindi sono quelle che si integrano poi, non il fatto di essere maschio o femmina, no? eh, uomo o donna, però la, le polarità insieme, maschili e femminili, generano un effetto moltiplicatore. E, e quindi può ottenere delle volte dei bellissimi effetti sulle persone di guarigione Ma infatti c'era Lid Bitter, che era un teosofo non so se magari tu Paolo hai mai letto qualcosa che lui diceva lui portava questo esempio nella preghiera cioè la preghiera quando si parla di preghiera fervente non la recitazione della preghiera così quindi la preghiera nel senso che ehm, c'è un'intenzione ben precisa quindi non chiedo favori ma eh, divento io quella cosa che sto chiedendo quindi che sarebbe il vero senso della, della preghiera in realtà e lui diceva proprio che appunto se eh, una persona come dici tu se una persona ha un potere 5 e però ci sono due persone che si mettono a pregare invece di 5 facciamo 15, quindi uno più uno diviene 3 che era un po' anche il concetto di Gesù Cristo, no? Quando due o più di voi saranno uniti nel mio nome, io insomma, so, io sarò lì. E, e poi diceva, se queste due persone però, ehm, a, anzi, lui diceva, due persone appunto eh, si moltiplica per due. Se queste due persone sono maschio e femmina diviene 1 più 1 uguale 3, se sono innamorate diviene 1 più 1 uguale 7. Quindi l'amore, eh, che poi lui parlava eh, eh, in quel caso di amore di coppia, però queste persone se sono unite anche nell'amore, che non è per forza l'amore di coppia. Uh, come dicevi tu, proprio porta a livello esponenziale il tutto. Quindi, quando c'è collaborazione, c'è amore, perché altrimenti non si collabora. Cioè la, eh, non si parla proprio di collaborazione sterile, dove c'è eh, un interesse tra l'uno e l'altro, ma dove c'è come interesse il bene superiore, il vero bene superiore, non il bene superiore eh, individuale. Quindi eh, lui parlava appunto da un punto di vista mistico, però coincide esattamente con quello che, eh, che dici tu. Quindi, Beh, quindi... Secondo me, Serena, tu hai parlato di, di un effetto magico che ha il cerchio di preghiera, magari di magia bianca, uno spostamento di energia, come succede magari nei... Nei cerchi medianici, come ha detto Paolo, se tu metti certe polarità che sono maschile e femminile o medium e ponte, ottieni una recensione. Per certi cerchi medianici è studiato chi deve stare, i posti sono ben studiati per ottenere l'effetto di canalizzazione del medium eh, per, per l'entità. Nel caso della preghiera, secondo me. In cerchio per la guarigione di qualcuno è eh, un effetto magico che è uno spostamento di energia che è fatto uno spostamento dal cuore dall'amore. E quindi mi torna il fatto che è una coppia eh, che vive nell'amore, eccetera, eccetera, aumenta e moltiplica questo effetto, rendendolo magari più potente per la guarigione di una persona. Perché esatto. poi magia. È questo spostamento di energia verso un'altra persona esatto infatti c'è in, a pechino il medicine less medical eh, hospital una roba del genere dove loro curano proprio tramite la preghiera e ci sono sempre ehm, sia maschi che femmine che che portano avanti questo questo processo quindi Um, un processo di guarigione è un processo magico quando mh, ovviamente avviene tramite delle, delle energie perché c'è un uh, praticamente tu cambi il tipo di energia, la sostituisci a quell'energia che c'era prima e quindi avviene la guarigione, che è un po' quello che avviene anche nella guarigione akashica. La guarigione akashica non è. Una guarigione come quella che avviene sul piano della, della terza dimensione, anche se poi ovviamente la si riceve anche sul piano della terza dimensione, quindi sul corpo, sulle emozioni, sulla, sulla mente, ma è una, uh, sostituz una sostituzione di un'energia con un'altra. E quindi, bene o male, insomma, come vediamo, magia, akasha, cioè iniziano un po', preghiera stessa, uh, la preghiera è un incanto. La preghiera è un... Eh, se poi la si fa esattamente come dovrebbe essere, cioè cantilenata, eh, diviene un incantesimo. Quindi comunque è sempre, eh, è sempre magia. E poi sia la preghiera, sia la, mag eh, gli, eh, la magia, sia Akasha, eh, che insomma Akasha già il nome stesso lo dice, lavorano sul piano eterico e quindi noi vediamo che bene o male stiamo parlando di aspetti che hanno tante cose, eh, tante cose in comune perché anche, anche la medianità stessa di cui parlavi tu prima Perry eh, utilizza il campo eterico eh, Sì, quindi... è molto simile a... ai registri akashici anzi qual è la differenza tra uno che canalizza o uno che è un medium che poi il medium e channeling alla fine non, non so cosa cambi. Allora in realtà eh, il medium canalizza perché il medium diviene un tramite eh, tra due dimensioni. Quindi metti in contatto due dimensioni. Lo stesso accade col channeling: il channeling mette in contatto due dimensioni dove eh, la persona diviene un canale perché ci sia un'altra entità che lo utilizzi per poter eh, portare dei messaggi. Quindi io in realtà tra medium e, e channeling vedo poca differenza, anche se eh, io non canalizzo ovviamente, quindi non sono né medium né canalizzo, quindi magari qua potrebbe intervenire mh, chi eh, sa meglio chi lo fa però, il medium solitamente va in trance. Chi canalizza no? È un po' come quando noi facciamo... No, eh... no, Serena, il medium ci sono diversi tipi di medium. C'è chi va in trance lucida, in trance, in trance proprio che perdono i sensi, addirittura prendono, parlo in altre lingue. C'è chi ha la scrittura automatica, ci sono diversi tipi di medium. Sì, eh, io ripeto, io non io so diciamo uno, la uno... differenza tra medium e, e channel. Quello che, te, quello che hai detto te, di solito chi eh, canalizza, diciamo così, contatta delle entità. Il medium è un termine vecchio e di solito contatta delle entità di trapassati o angeliche. Invece il channeling comprende entità extraterrestri. Eccetera, però infatti ti ho fatto questa domanda perché mi sembra che i registri akashici non c'entrano con questa cosa. Vai esatto. a contattare, esatto. Infatti, noi vai. andiamo a contattare il nostro sé superiore. Infatti, per esempio, una cosa che mh, tanti mi chiedono perché, magari, sono un po' eh, giustamente c'è tanta confusione in questo mondo, e ovviamente su questo io sono d'accordo. E pensano che la lettura del registro eh, possa far entrare delle entità. In realtà tu divieni un canale tra te e il tuo sé superiore, quindi non fai entrare altre entità. Tu leggi un registro, eh, non, eh, non vai a parlare con delle altre entità. Quindi nei registri akashici per esempio, si è sempre protetti. In questo senso, noi diciamo canalizziamo il registro akashico, ma non è il termine corretto perché noi leggiamo il registro akashico. Si entra in akasha, dove akasha è un luogo protetto dove può entrare solo chi è autorizzato. E a questo proposito, io ci tengo sempre a specificare che è il motivo per cui è importante l'iniziazione ai registri akashici. E che poi ogni tradizione ha la sua, però non si entra in Akasha meditando o utilizzando altre tecniche. Perché in quel caso, a parte che meditando, si arriva in quarta dimensione e non in quinta. Akasha è quinta dimensione. Ma anche perché Akasha appunto l'iniziazione serve proprio per farsi riconoscere in Akasha in maniera che non eh, non entrino coloro che non sono autorizzati perché ci sono a guardia i custodi della cascia. Quindi è un mm, ripeto, è un luogo protetto a cascia, cosa che non è il channeling perché se uno non è molto esperto, gli esperti sanno utilizzare tutto, si sanno. Eh, sanno quando è ora di chiudere, sanno chi far entrare, chi, eh, chi invece lasciare fuori, cioè chi è molto esperto ovviamente mh, non c'è bisogno di dire questo, ma chi non è molto esperto non sa mai chi sta canalizzando, quale entità sta canalizzando e se quell'entità è una eh, entità, mh, utilizziamo questi termini ovviamente per intenderci, positiva, negativa o neutra perché comunque eh, è possibile che queste entità eh, si facciano riconoscere in una maniera, ma in realtà sono tutt'altro. E questo avviene soprattutto per gli inesperti, perché poi insomma, chi è esperto ovviamente già eh, ha, utilizza anche altri strumenti per riconoscere tutto, tutto questo. E, e un'altra cosa che io vedo simile, per esempio, che c'è nella, nella magia con, uh, eh, con tutti questi, eh, questi aspetti è la capacità di leggere il pensiero delle altre persone. Infatti, eh, ritornando sempre a, a Harry Potter, no? si dice che Piton era un grande occlumante, uh, non faceva entrare in sé gli altri. Per leggere, eh, per, per leggere la, sua, la sua mente. E questo non è altro che quell'atto magico che viene spesso ripetuto nel lavoro su di sé, che è quello di rimanere in presenza. Quindi la centratura. Un vero mago è centrato. Una persona che riesce ad andare ad Aka in Akasha e eh, leggere i propri registri è una persona centrata altrimenti riuscirà ad avere sempre e solo delle letture parziali, perché i registri ti danno solo quello che tu sei in grado di eh, sopportare e supportare in quel momento. Quindi se tu non sei centrato, non puoi avere tutte le informazioni. Quindi vediamo sempre come comunque tutte queste cose si riescano a a mettere insieme e, e a capire. Quindi um, io sono dell'idea che un mago riesce ad andare in Akasha e fare anche da medium o da channeler in maniera eh, perfetta. Un vero mago, ovviamente, un vero mago che è che è centrato. E riesce a fare un po un po' tutto quanto questo. E non so però Perry se ti ho se ho risposto alla domanda che avevi fatto. Che poi sì, mi riesce un sì. a prendere dal discorso. No, no, ma hai risposto che leggere, solo la risposta che hai detto che leggere eh, i registri akashici non è, non è comunque canalizzare i registri akashici, che è una sostanziale differenza. Anche perché tu esatto. quando canalizzi praticamente ha a che fare con entità. E come hai detto te si presentano come l'arcangelo gabriele o come la regina cleopatra ma in realtà magari è l'identità del muratore che è, che è decciuto, deceduto dieci giorni prima <ride> che, che vuole attenzione e quindi non sai mai con chi stai parlando dopo loro ti dicono cose magari anche sembrano anche incredibili ma viaggiando in astrale è gioco forza, nel senso che in astrale hanno possibilità di vedere cose, ma in più, ma questo non vuol dire che sono più elevate. Beh, e considerato che comunque il campo eterico è quel campo, insomma, secondo alcune eh, teorie, alcune tradizioni, che sta tra il campo fisico e il campo astrale, eh, quando, uno via quando uno è in astrale, per esempio, eh, riesce a gestire ancora meglio queste cose. Perché noi pensiamo che in astrale ci siano magari, sai, solo entità positive. Noi pensiamo che oltre il campo fisico ci siano solo delle cose belle. Io voglio andare di là perché là è tutto bello. Io questo me lo sono sentita dire tante volte. Bene, se è tutto bello, mi spieghi come mai ci sono queste entità? Dove sono queste entità? <ride> sono sempre nell'aldilà. <ride> Quindi, ovviamente. Esatto. Le entità che muoiono di qua elevato o meno sono di là, quindi c'è lo stesso, certo. anzi, raddoppiato certo. mille volte, c'è la stessa gente in giro, solo che è più leggera. Eh, le anime sono quelle, eh? <ride> quindi questo, questo sì. Tu come vedi questa cosa, Paolo? Tu, che conosci anche i registri akashici, ovviamente. Allora, guarda, io li conosco perché ho fatto tre livelli di corso. Eh, e Quindi, però, non sono un esperto come te, sono un discente, non un docente. Quindi, ho ascoltato con l'hai Hai provato su di te, ovviamente, sì. cosa è sì. eh, questo? Ho, provato, ho visto proprio che funzionano effettivamente. E, mh, ho fatto poi delle prove con delle verifiche: cioè, ho voluto vedere se delle situazioni erano in un certo modo. Quando le ho verificate realmente, eh, in effetti era come le avevo viste già in cassa Quindi avevo eh, ho, ho potuto vedere che funzionavano. Eh, ho avuto delle esperienze molto forti con i corsi che ho fatto. Eh, poi devo dire che come strumento non lo utilizzo un granché per conto mio, insomma, eh, ma appunto perché io ho questa energia più, più passiva no? che attiva. Quindi, poi, alla fine, sì, certi strumenti li ho pure fatti, li, ma, ma poi alla fine, magari li uso poco. Eh beh, perché ognuno di noi comunque utilizza sempre lo strumento che sente più, più consono a se stesso, no? Quindi per te, magari l'astrologia, il tarocco è molto più eh, risonante con, con te. Quindi, eh, però, anche quelli sono tutti strumenti magici, eh? Se ci eh, pensi, lo so, eh, no, eh, sì, lo so. perché lo so, io faccio sei... una domanda, loro mi rispondono. E eh, quindi. Eh, eh, è importante lo stesso, okay, ecco, per, ecco per esempio, eh, tu fai una domanda, il tarocco ti risponde, io faccio una domanda, Akasha mi risponde. Quindi la cosa eh, principale sempre, però, chiedi e ti sarà dato, che è quello che ci dice la legge di attrazione, però è quello che ci diceva Gesù duemila anni fa. Gesù non ti diceva mai eh, ti do senza che tu chiedi, no, no me lo devi chiedere, allora se me lo chiedi io ti do, ed è quello che accade per esempio con i registri, eh, che tu parli al tuo sesso superiore e eh, eh, tante persone dicono, eh sì ma il mio sesso superiore sa cosa mi serve, perché non, eh, non me lo dà? No, perché devi avere il coraggio di chiedere quindi fare quell'azione che parte dal cuore, no? coraggio cor cordis, quindi anche, anche questo aspetto è importante, noi qui abbiamo il libero arbitrio, quindi se chiedi ottieni se non chiedi non ottieni poi devi sapere come chiedere e che è la stessa cosa che avviene in magia in magia alla fine è la concentrazione di determinate energie in un punto perché si verifichi lì qualcosa ma perché io ho chiesto che avvenga quella cosa Già. altrimenti non, non lancio l'incanto no ho detto una cavolata paolo no assolutamente ti ho ascoltato veramente con interesse perché comunque sei veramente molto esperta in queste cose cioè sai molto più di quello che delle volte mh, cioè, ho visto che c'è una preparazione veramente ferra e poi spieghi benissimo quindi ti ho ascoltato con veramente molto interesse insomma e ho anche capito delle cose in più diciamo così mi stai analizzando eh <ride> no ti sto conoscendo tra la telefonata che ci siamo fatti più, più telefonate insomma e, e le trasmissioni adesso ti conosco sempre di più sì certo sì ti sto Assendo conoscendo Stai cercando esatto, sì. esatto. Eh sì, 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 poi... In realtà, è uno psicanalista, però dice: No, ma io ti sto conoscendo, no, no. no, Ma guarda, io ma, allora, io da, da quando sono piccolo ho questa caratteristica. Non ho mai chiesto niente nella vita, ma eh, diciamo la mia caratteristica è cerco di capire io. io Andavo nel mondo e capivo un cazzo, dicevo, ma com'è che si comportano così? Se le persone, cioè, quindi rimanevo basito perché per me la logica del mondo normale è una, è una logica assolutamente illogica, no? Quindi io cerco di capire, quando poi sono arrivato alla magia, ai maghi, alle streghe, eccetera, io cerco di capire certi fenomeni e le persone, quindi cerco di capirle al di là. Ad esempio, anche Pierri, no? È uno che sembra lì così dimesso, tranquillo, dice, ma. Anche lui tende a sottovalutare molto più di te, si, lo si sottovaluta, invece sa un sacco di cose. Infatti, io tante volte avevo dei dubbi, gli ho chiesto a Pieri ho scoperto che lui è uno, proprio un grande studioso di esoterismo, di magia, eccetera. Eh, però uno tende a sottovalutarlo, a me invece mi si tende a sopravvalutare perché io parlo molto e quindi dice: Cazzo, questo quante cose sa? Poi mi chiedono: Senti, ma allora, visto che è così, mi potresti, così? Eh, dico, ma guarda, che io. Tutto quello che so l'ho detto, cioè non è che so di più di quello che dico. <ride> cioè, mi fermo lì, non, non, non pensate che chissà quali altre conoscenze abbia dietro a ciò che dico. Invece molte persone, tipo Pierre anche te, hanno molte conoscenze dietro a quello che dicono. E, e comunque cercando di capire questo mondo, cerco pure di capire le persone, il mago, il tipo di mago, il tipo di strega, i poteri, come funzionano. Cioè è una cosa affascinante. Cerco di capire soprattutto. E quindi, e quindi niente, è, la base, è la base cercare di comprendere, di capire, perché poi tante volte no, eh, eh, c'è sempre quell'aspetto che eh, uno dice, ah io so, io so già tutto, no, magari non lo dice, ma nel suo subconscio lui in realtà pensa di sapere tutto e quindi non ascolta neanche dall'altra parte quello che la persona... Sta dicendo, infatti, succede spesso no, tra persone che, eh, che si dice: Ma tu non mi conosci ancora dopo tutti questi anni? cioè, io non sono così come tu mi descrivi. Perché? Perché non si ascolta l'altra persona, non si vuole comprendere, non si vuole entrare nella. Um, vabbè, oggi si parla di empatia, no? però non si vuole, eh, eh, si vuole semplicemente stare nel proprio mondo e gli altri, se sono diversi da come sono io, sono sbagliati in realtà cercare di conoscere gli altri secondo me è una delle cose più affascinanti del mondo anche perché cercare di conoscere gli altri in realtà serve per conoscere te stesso Perché gli assolutamente lo specchio e quindi eh so. se io riesco a, a capire Paolo, riesco a capire Perry riesco a, a capire dinamiche di me che prima non conoscevo sì sì infatti è così eh... Beh, io ritengo che Paolo, a parte il nozionismo che lui magari sente di non avere perché non conosce a menadito la magia o altri argomenti, trovo che tutto quello che affronta, e c'è una lunga storia, partendo già dal mostro di Firenze, eccetera, eccetera, affronta certe molte tematiche, lo porta uh, a tante persone e eh, le affronta in un modo che le rende comprensibili. Perché, per esempio, io ho assistito al suo corso di astrologia e ho assistito al corso di astrologia senza togliere niente a nessuno, perché ognuno ha il suo modo. Però Paolo ha un modo che ti fa capire al volo la, concetti difficilissimi. Praticamente va al punto e, e quello che apprende dona agli altri... Con generosità, nel senso che anche questo è importante, perché ci sono ricercatori che si tengono il 90%, dicono agli altri il 10%, e, e, mh, non dicono tutto perché poi se dicessero tutto perdono anche l'importanza. Invece, Paolo non ha questo questa, non è geloso, di, è, è semplice, è una persona. Che, come la si vede in video è, e quindi, secondo me, è, per quello che, eh, che ha fatto fino adesso, per quello che ha ascoltato, e saranno d'accordo anche molte persone che lo seguono, una persona che secondo me ha l'energia del mago, eh, l'energia allora, sì. del mago ce l'ho. Ma è passiva. Io, a volte mi sopravvalutano. No, <ride> sei tu che ti stai sottovalutando. No, mi sopravvalutano nel senso che mi chiedono cose che obiettivamente non sono in grado di dare. Poi io non, è che, io non credo di sottovalutarmi né di sopravvalutarmi. Cioè, sono quello che sono, punto. Insomma, riconosco facilmente chi ne sa più di me e che non è un sottovalutare me stesso, è semplicemente riconoscere che uno ha più concetti di me, poi magari riconosco che c'è altre qualità di meno. C'è una mia amica carissima, che è una maga potentissima, che conosce tutto, ma quando spiega non si capisce niente, <ride> cioè, dicono guarda, questa cosa la spiego io, che io l'ho capita, io gliela faccio capire agli altri, perché eh, ognuno c'ha il suo dono, insomma, no? Quindi io ho questo dono di semplificare le cose difficili, effettivamente. Prima le devo capire, se le ho capite, allora riesco a trasmettere in modo comprensibile e, e va bene. Però, appunto, non ho, non ho sta conoscenza sconfinata, insomma grazie, Pierre, il mio ego ringrazia. anche il mio ha eh, ringraziato nel frattempo. <ride> Quindi, comunque, Paolo, eh, io sono dell'idea che. Eh, mh... Le persone uh, dovrebbero essere più in grado di capire se stesse comprendendo i propri limiti e le proprie potenzialità, perché spesso noi facciamo confusione su questo, no? Magari vediamo dei limiti e pensiamo che siano le nostre potenzialità, abbiamo le potenzialità e le consideriamo de dei limiti. Ecco perché eh, uno dei modi, appunto, per conoscere di più se stessi è proprio anche osservare. Chi ci sta vicino, ten, eh, tentare di comprenderlo, perché voglio dire, eh, facciamo fatica a comprendere noi stessi, quindi figuriamoci se comprendiamo gli altri. Però comprendere quello che è il messaggio che ci stanno dando per noi stessi per evolvere, perché allora eh, iniziamo sempre di più a, a, a stabilire quali sono i nostri limiti e le nostre potenzialità. Quindi, no, qui mi devo fermare. Qui invece posso andare oltre e posso andare oltre magari anche tanto. Il, il mago, per esempio, è colui che conosce i propri limiti e conosce le proprie potenzialità. Parlo sempre, quando dico mago, del mago centrato, ovviamente. Quindi eh, quella, quella persona. Che sa, uh, che sa capire se stesso, un po' per comprendersi il silente della situazione e non il Voldemort della situazione, perché alla fine il silente riconosceva i propri limiti, grazie alle esperienze che ha fatto, no? che eh, ha, ha fatto tanti errori nella sua vita, li ha riconosciuti e quindi ha capito dove, dove stavano i suoi limiti. Beh, qui ci sarebbe tanto da dire perché in magia tanti maghi e maghe o streghe, stregoni, non hanno tutta quella centratura o ricerca del sé. Hanno molto sviluppato, come diceva prima Paolo, la volontà, però il mago bravo, il silente, la situazione, eh, non è così comune tra i maghi. È per quello guarda, che serve, se, serve una Hogwarts, per insegnarci. Nella mia esperienza, maghi e streghe equilibrate le ho trovate molto poco. C'è uno squilibrio totale. Però, eh, cioè, eh, e devono anche gestire un potere superiore alle persone normali, quindi ci sta lo squilibrio. Però, obiettivamente, insomma, sono rari i maghi e le streghe equilibrati. Ecco, Serena a me sembra, però, ovviamente, con la conoscenza di Data che ciò che sia molto equilibrata, tant'è che non. Il mio ego ti ringrazia ancora. <ride> Mi sembra una strega molto equilibrata, una delle poche perché la maggior parte sono in uno squilibrio totale. però è ciò che le rende affascinanti, e poi è ciò che rende affascinante l'essere umano. Cioè, insomma, io ho avuto una relazione per anni con una strega, sì, affascinante, facevamo delle cose bellissime, ma ha cambiato la vita in meglio, tanto io. Posso dire che la vita che ho adesso la devo ai suoi poteri magici, insomma, però quando si scatenava la parte demo, perché c'aveva delle entità che ogni tanto la mandava in squilibrio, cioè mi minacciava di morte tre quattro volte, non di più, però insomma, ma si scatenava una violenza contro di me che proprio dovevo reggere sta, sta botta. T'ammazzo fa... e, e era una che se lo diceva lo faceva, eh. non è che lo diceva tanto per dire, non è quella, ma t'ammazzo per, per dire, ehm. Però ci sta, uno gestisce una potenza maggiore, la persona normale quando si incazza o quando è in squilibrio alla fine fa poco danno. Il mago o la strega se sono potenti vanno in squilibrio, fanno un bordello. No? Okay. Fanno danni, forti eh sì. anche. Poi guarda, io mi sono reso conto che molte persone non, so, non sanno di essere maghi o streghe, cioè non sanno di avere quell'energia. Proprio oggi ho fatto un colloquio, infatti... Con una persona che mi parlava della sua vita, sostanzialmente, di fatto, anche se è un imprenditore, è un mago come energia e ha trovato una donna che è un artista, ma è di fatto è una maga. E io gli ho fatto notare una cosa molto banale che loro non avevano notato: cioè, lui praticamente dice, quando eh, mi, mi ha fatto capire che quando con la sua donna è tutto in armonia e hanno intenti comuni erano delle cose straordinarie, hanno messo su diverse imprese e poi, e soldi a Gogo, -go. quando per qualche motivo litigano, ma non semplicemente litigano, sono in disaccordo su alcune cose che sembrano apparentemente banali, lì comincia a rompersi la bottiglia dell'olio, scoppia il motore della macchina, cioè succedono queste cose. E, e io gli ho fatto notare, guarda che c'è cioè, l'energia di un mago e di una strega quando si incontrano. Generano una potenza notevole in, in certi casi. Eh, più sono potenti il mago e la strega, è più possono fare veramente delle cose meravigliose. Ma se vanno in lite, è un casino. Anche non un semplice lite, è un disaccordo che apparentemente è normale: non è niente che mina il vostro rapporto. però succede un bordello: non ci ha fatto caso perché questo modo di gestire l'energia, la maggior parte della gente, anche maghe e streghe, io ho visto che sono come inconsapevoli di un fenomeno che io invece l'ho osservato negli anni sulle coppie. Dei miei amici o sulle coppie che formavo io e mi sono reso conto della potenza che si genera tra, tra un mago e una strega. Mi ricordo questa persona di cui ho detto, che lavora in un ospedale, è primario in un ospedale. E una volta gli avevano portato d'urgenza una donna che aveva un'emorragia interna e era incinta, e quindi era destinata a morire. Lei e il bambino in più, questa aveva un bambino. Piccolo di un anno che urlava e piangeva perché sentiva la madre in queste situazioni, vedeva tutti semi un casino. Lei non mi ha spiegato cosa ha fatto, mi ha detto solo: collegati con me, aiutami energeticamente. Poi oh, oh, io l'ho fatto, ho sentito infatti un casino dentro di me, cioè, comunque ho, ho retto per collegarmi energeticamente, insomma, l'ha salvata. E i medici attorno hanno detto: non capiamo come hai fatto, questa era destinata a morire. L'ha. Perché quando insieme, diciamo, facevamo qualcosa, volevamo ottenere qualcosa di positivo, beh, vabbè, ottenevamo delle cose meravigliose. Quando andavamo in disaccordo, spesso, <ride> facciamo un casino che la metà basta. Ma la stessa cosa con la mia amica Giussi, no? Che tu hai conosciuto, Pierri, perché siamo andati su in libreria insieme a Stefania, a Tiziano. Eh, ecco, con questa mia amica Giussi, quando decidiamo di fare qualcosa, e abbiamo lo stesso intento una meraviglia quello che riusciamo a fare ma se andiamo a litigare facciamo certi casini proprio ma poi ho raccontato vabbè adesso non è il caso perché molte persone noto che sono inconsapevoli di come funzionano le energie e di come funziona diciamo eh, il meccanismo di unione energetica con l'altro e di quello che può generare nei campi esterni e questo mi ha detto, ah ecco perché scoppia il motore della macchina, mi si è rotto il frigorifero, è caduta una bottiglia dell'olio per terra, eh, eh, sì, ma perché guarda... avevo un piccolo disaccordo con la moglie, insomma, ma piccolo. <ride> <ride> guarda Paolo, io questa cosa non l'ho mai raccontata, quindi mi hai dato uno spunto proprio stasera. Eh... Nel mio periodo, ovviamente, in cui ero molto maschile, io ero una anche che si arrabbiava tanto. Io ero tanto arrabbiata. Ma quando mi arrabbiavo, mi arrabbiavo. E immancabilmente, se io ero arrabbiata forte, avevo problemi col radiatore della macchina. E che mi dicevo: ah. ma possibile? Cioè, era una roba pazzesca. Cioè, io sistemavo... Eh, Avevo messo, avevo, io controllavo abbastanza spesso la macchina, l'olio, l'acqua il radiatore insomma, tutte queste robette qua che potevo fare anch'io, insomma, le, le controllavo. Quindi la macchina tenevo abbastanza controllata. Immancabilmente, quando io mi arrabbiavo, il radiatore era senza macchina, eh, senza acqua, scusami. Cioè, io mi dovevo fermare per strada, dove ero, perché eh, il, eh, mi, se, mi si accendeva la spia. E immancabilmente dovevo aggiungere acqua nel radiatore. Ed è interessante perché non, io non mi spegnevo dentro, okay? cioè non abbassavo la mia temperatura dentro, il motore dell'auto faceva la stessa cosa. Era pazzesca sta roba. Io ho fatto un periodo che ogni, cioè proprio nel momento in cui ero sempre eh, arrabbiata in macchina, ovviamente, mi succedeva sta roba. E sempre il radiatore. <ride> il radiatore per esempio è successo a me a Giussi quando c'erano dei disaccordi e io, eh, io quando cambiai macchina io ho eh, regalato la mia macchina. No? Quindi eh, E a lei che in tutta la sua vita non si è mai fermata la macchina, la mia, diciamo, gli si è fermata con un buco nel radiatore. Infatti si è incazzata e mi ha detto ma hai mai dato... Ma hai dato una macchina <ride> a... dice, con, con, con il radiatore non No, io ho detto... Perché poi, tra l'altro, un'altra un volta, poco prima che gliela radassi, a me mi si era ribucato il radiatore e quindi sono rimasto fermo. L'ho fatto riparare, gliel'ho data e boom, di nuovo il radiatore. E lei mi ha detto, non hai fatto riparare il radiatore o oh, il meccanico ti ha fregato. Io ho detto, no, guarda, il meccanico non mi ha fregato, sicuramente. E, e infatti era un altro buco, cioè che chiamava. Era successo a lei, quindi sì, perché? perché secondo me, questa è l'idea che mi sono dato, eh, il contrasto eh, genera una sorta di fuoco, come hai detto te, che, che asciuga i il liquidi, il liquido, anche i sentimenti, l'empatia, quindi quando vai a litigare con l'altro, o in conflitto, non è che litigavamo, però in conflitto con l'altro, oppure con te stesso, quindi manca l'empatia con te stessa, anche, e quindi i sentimenti eh, inaridiscono e l'acqua, che è il simbolo dei sentimenti, perché mi è saputo buffo che due volte poi, tra l'altro, io gli ho detto: Guarda, non solo a te non ti sei mai fermata, ma manca a me, guarda caso. L'unica volta che mi sei fermata la macchina in anni è stata quando la dovevo da te e, e ho bucato il radiatore, poi la prendi tu e lo ribuchi, e eh no, <ride> vuol dire che <ride> tra me e te dobbiamo allineare le energie perché. Quando vai a collaborare con una persona per lavoro eh, che è potente, e, 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 e si genera questa cosa qui. Se il rapporto è intenso, perché Giusto abbiamo un rapporto di lavoro, non una relazione sentimentale, però di lavoro, scusa, d'amicizia, e poi lavoriamo in, anche insieme. Eh, però è una cosa intensa, cioè c'è cioè un legame forte, e, e quindi il risultato è quello, insomma. L'amore può fare moltissimo, ma poi quando va in conflitto può fare casini peggio che due persone ormai non riescono a farli volendo. È vero, È vero. perché comunque queste energie non sono così forti quando vanno, quando vanno in conflitto. Magari si ammorbidiscono no? con, con gli altri quando c'è un conflitto, quindi eh, può essere. Bene, molto interessante questa cosa del radiatore, sarà motivo di studio per i ricercatori. No, io ti giuro, dicevo, non è possibile, cioè io mi arrabbio e rimango senza acqua nel radiatore. E allora lì, no, che già io non ero ancora proprio uh, in mezzo a questi, uh, a questi argomenti nella maniera in cui ci sono adesso, se no, non mi sarei arrabbiata così tanto, ovviamente. E... Ah. <ride> però no, sapevo, per non, non arrabbiarti <ride> mentre vai in macchina! No, cioè. oh, no, 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 basta, no, però capivo e dicevo: ma guarda, te, e, e, cioè, facevo proprio questo collegamento e dicevo: No, sai, il fuoco della rabbia che appunto asciuga tutto, secca tutto. E rimane il radiatore, capito? E io no, tutta accaldata perché sei incazzato col mondo, e era quello che succedeva alla macchina. Io ero molto in simbiosi con la mia macchina in quel periodo perché era una macchina, insomma, me l'ero comprata, mi ero presa una bella macchina, quindi sai, te, te la godi anche così. E quindi ero molto in simbiosi con la macchina. Infatti, mi succedeva Ma questa sempre. cosa della macchina è molto credo che. Eh, le macchine prendono l'energia, l'energia di chi li guida, ed, eh, e possono subire anche con un attacco magico degli attacchi, schermare un po' come fanno gli animali domestici, che infatti le streghe hanno i famigli, che sono questi animali che sembra brutto, ma alle volte servono anche un po' a parare i colpi di attacchi magici o essere delle specie di, di, come si può dire, di, di strumenti per accorgersi di un attacco. Ma guarda Pierri, sembra brutto, no, in realtà no, perché i gatti assorbono le energie negative e se ne nutrono, cioè, al cane no, il cane le energie negative del padrone le prende. E spesso si becca le malattie del padrone o accorcia la sua vita perché si becca alcune energie negative e non le rielabora, non le trasmuta, ma il gatto invece ha bisogno delle energie negative. Quindi lui, per esempio, nella casa si mette sempre nel posto in cui in casa c'è l'energia più negativa, oppure quando ci sono delle persone nuove, se il gatto è socievole, dice oh che carino! È andato in braccio a tizia! Evidentemente gli piace. No, è andato in braccio a quello che ha l'energia più negativa. E gliela va a togliere, perché loro in realtà non hanno ehm, questo assorbimento passivo. l'errore è un assorbimento attivo, cioè trasmutano l'energia negativa in positiva per loro. Per questo le streghe sono sempre raff raffigurate con i gatti, e la maggior parte delle streghe che conosco, no, per non dire tutte, infatti sono circondate da gatti, che ce n'ha 4, chi 3, chi sei, addirittura 20. <ride> Ma in effetti, no, secondo alcune teorie, però rimangono, almeno per me rimangono ancora teorie perché non ho dei dati eh, effettivi. Si dice no, che il gatto sia uno di quegli animali che è stato creato in laboratorio ed è stato creato apposta per proteggere l'essere umano, non solo per proteggere i granai, perché lui caccia anche se non ha fame, è uno dei pochi animali che... Comunque, eh, quindi cacciava i topi, cacciava gli uccellini, capito? in maniera che comunque non portassero malattie eh, nei granai. Ma è stato creato anche per eh, proteggere l'essere umano da queste, da, dalle negatività. E che alla fine ci starebbe con quello che, sì. che abbiamo detto. Ed è il motivo per cui, appunto, anche le streghe si circondavano, eh, si circondavano di gatti, proprio perché, come dicevi, appunto, tu, eh, Paolo, poco fa, hanno questa caratteristica. Quindi era una protezione anche per, eh, per la strega stessa. Sì. C'è uno strumento di difesa, un po' come anche utilizzare bambole, pupazzi o simulacri perché con un attacco psichico praticamente, certe entità non uh, si confondono e vanno ad attaccare una specie di spaventapassero per magico in poche parole esatto esatto devi l'energia lì uh, nell'antico egitto uh, mettevano queste entità dentro le statuette no la in, imprigionavano le entità negative dentro le statuette Avevano questi rituali, eh, oppure negli, negli animali imbalsamati e ci sarebbe tanto ancora da dire sulla magia perché è un argomento vastissimo, eh, però, per ora la serata finisce qua. Visto che abbiamo superato l'oretta abbondante, e eh, credo che ci siamo detti già abbastanza stasera. Quindi io saluterei il pubblico e ringrazio Paolo e Serena per tutte le informazioni che ci hanno dato stasera. Grazie a te, Grazie, Perry, grazie. Paolo Ciao. e grazie a tutti Ciao quanti. A tutti.